Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Il video di oggi sarà il video dedicato alla rubrica mensile di Look Fantastic, quindi alla box che mi è arrivata. Questa è la scatolina. È bellissima questo mese perché ha questi colori primaverili, mi ricorda tantissimo la primavera. Ha il blu, il bianco, il lilla, il viola e il rosa ed è fantastica. Allora, questa è la scatolina. Vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Allora, intanto troviamo la rivista Elle. In tante mi scrivete in direct per sapere se la rivista è in italiano o in inglese. E in realtà la rivista è in inglese, quindi comunque... nel senso, ultimamente non riesco neanche più a leggerli, quindi li lascio lì. Ogni tanto guardo le novità appunto di trucco, di vestiti, di abbigliamento, eccetera, e poi lo lascio lì, quindi non lo leggo neanche in profondità questi giornali qua ultimamente perché non ho assolutamente tempo. E quindi comunque è in inglese, se volevate saperlo è in inglese. Allora, come al solito all'interno troviamo la brochurina con tutti i prodotti che troviamo all'interno, con tutte le spiegazioni che troviamo all'interno della box. E poi c'è appunto un'anteprima, quindi uno spoiler della box successiva, quindi dietro della brochurina, della box del prossimo mese. Quindi ogni volta c'è appunto un'anteprima di un prodotto top che ci sarà nella box successiva. Quindi qui abbiamo brochure, guardiamo appunto i prodotti. Allora, per prima cosa troviamo il burro cacao di EOS, questo qui, burro cacao ovetto fatto così verde, ha una fragranza che sembra anguria in realtà, ma non penso che lo sia, o forse sì, non lo so. Allora, ho già utilizzato i balsami di EOS appunto, e questo qui è, mi pare, al 95% di origine naturale ed è bio. Vediamo un po', è al 95% appunto di origine naturale, quindi all'interno ha ingredienti naturali, e lo andrò sicuramente a buttare in borsa. Poi troviamo un illuminante di Morph, questo qua, l'ho già swatchato per questo che lo vedete ditato all'interno. Questo qui è l'illuminante di Morph nella colorazione Spark. Vediamo se mette a fuoco. Eccolo qua. Vi faccio vedere la colorazione molto velocemente. La colorazione è questa, esattamente quella che vedete, è un colore tra il bronzo, il rosa e il rose gold, molto molto carino. Quindi questa qua la inizierò ad utilizzare, la metterò appunto nella postazione, perché assomiglia tantissimo all'illuminante di Becca che sto utilizzando. Quindi questo qua, siccome l'illuminante di Becca lo sto per terminare, inizierò ad utilizzare questo qui. All'interno troviamo un detergente per il viso della marca Omorovicza di Budapest. Ok, questo qui, ed è appunto un detergente, una mousse nettoyante, quindi è una mousse detergente per lavare il viso. Poi troviamo della marca Rituals, questa qui. Troviamo una crema per le mani con latte di riso e fiori di ciliegio. Ha una fragranza buonissima, sono piena piena zeppa di creme mani, però questa qui è proprio un balsamo, quindi comunque è bella ricca, e magari la potrei decidere di mettere sul comodino
per utilizzarla di notte, quindi la sera. Solitamente con le creme mani riesco anche a fare addirittura degli impacchi, quindi la sera quando vado a dormire mi metto dei guantini bianchi di cotone e vado a mettere la crema all'interno bella ricca, così poi il giorno dopo vado a sciacquare direttamente le mani e le mani sono super super morbide, quindi questa qua inizierò ad utilizzarla nonostante io sia piena di creme mani. Poi magari potrei decidere di inserirla in un giveaway, quindi comunque vedremo quel che succederà, succederà. All'interno poi troviamo un prodotto di Madara, questo qui, che è una maschera per il viso anti-pollution con argilla e carbone, questa qui. Allora, sono 12,5 ml di prodotto, quindi è piccolina, quindi è un sample. Anche questa qui non vedo l'ora di utilizzarla, anche perché conosco questa marca, questo marchio mi piace tantissimo e appunto questa non l'avevo mai provata e essendo così piccola mi piace il fatto che siano piccoline, proprio perché le proviamo, posso provarle e poi decidere se acquistare magari la taglia grande oppure no, se mi è piaciuta, in base a se mi è piaciuta oppure no. L'ultima cosa, ma non per importanza, è questo siero di Ordinary, ed è semplicemente l'acido ialuronico. Allora, l'acido ialuronico al 2% più la vitamina B5. Allora, io volevo acquistare questo siero, l'acido ialuronico, sul sito sempre di Look Fantastic, perché a volte mi arrivano degli sconti e quindi volevo appunto provarlo. Però appunto avevo visto nella box precedente che questo mese ci sarebbe stata appunto questa come prodotto top seller della box, quindi ho deciso di aspettare e aspettare la box di questo mese. È un 30 ml di prodotto. Allora, la cosa che mi piace tantissimo è che non ha fragranza, quindi comunque ottimo per la pelle, cioè più che altro per me. Quindi il prodottino è fatto con la pompetta, fatto a questo modo qui, quindi con il contagocce, e si va ad applicare sul viso prima della crema idratante o dopo. Io sicuramente lo inizierò ad utilizzare prima della crema, della mia crema solita, quindi non metterò il siero ma metterò solo ed esclusivamente l'acido ialuronico e vediamo se la mia pelle inizierà un pochino a cambiare. E so che questi prodotti qui sono veramente ottimi, ne esistono un'infinità assurda, quindi questo prodotto qua non vedo l'ora di utilizzarlo, quindi sono stata molto contenta della box in generale, perché comunque c'erano dei prodottini interessanti all'interno e quindi sono stata contenta di riceverla a questo modo qui. Ma niente ragazze, fatemi sapere se avete provato questa linea qua di prodotti, perché sono curiosissima. In realtà vi dico, non ho mai provato nulla, quindi vorrei essere magari consigliata su qualche prodottino così, nel senso su qualche altro prodotto di questa linea qua. Quindi niente ragazze, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto al canale se non siete ancora iscritte, fate un super like al video se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un super mega bacio e ci vediamo alla prossima, ciao.